torna il Giro d'Italia Amatori. La manifestazione che permette di conoscere da vicino i tanti paesaggi del bel paese. Grazie alla sua formula innovativa, secondo la quale di anno in anno la carovana si sposta in una regione diversa d'Italia. Tutti i cicloamatori hanno la possibilità di pedalare in una regione specifica e di entrare a contatto con gli scenari più belli del nostro paese. Quest'anno l'organizzazione ha scelto gli splendidi scenari della provincia salernitana e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per far da sfondo naturale alla quinta edizione del Giro d'Italia Amatori. Si parte venerdì 3 giugno dinanzi alla maestosa Certosa di San Lorenzo a Padula. Il comune che diede i natali a Joe Petrosino, celebre poliziotto italiano naturalizzato statunitense e che ospita il sacrario dei 300 della spedizione di Carlo Pisacane, vedrà i partecipanti lanciarsi dalla pedana alla conquista della prima frazione, una cronometro individuale che si tiene sulla distanza di 11 km con epilogo nel centro abitato di Montesano sulla Marcellana, ove verranno assegnate le prime 3 maglie rosa. È un evento eccezionale, partirà da Padula il 3 giugno, è un ciclismo amatoriale, ma lo scopo è quello soprattutto di far conoscere il ciclismo ai bambini. Coinvolgeremo tutte le scuole di Padula e del Vallo di Diano per questo evento eccezionale. Io ringrazio Maurizio Radesco per aver scelto il Vallo di Diano, innanzitutto il nostro territorio, la partenza da Padula con l'arrivo a Montesano. Quindi i miei dovuti ringraziamenti a Maurizio e a tutta la società che rappresenta Maurizio, perché è un momento di promozione per il nostro territorio e in particolare un momento per promuovere la Certosa di Padula in tutta Italia. Sabato 4 giugno, il comune caro al magnate Filippo Gagliardi, che volle regalare ai suoi concittadini la chiesa di Sant'Anna, imponente edificio in stile gotico che domina la piazza, ospiterà la seconda frazione, Montesano sulla Marcellana, Montesano sulla Marcellana. 86 km di gara che porteranno i ciclisti a scoprire le bellezze naturali ed architettoniche del Vallo di Diano, lungo un grigio nastro d'asfalto che si perde a vista d'occhio nell'ampia vallata verde. Sono estremamente felice di aver fatto questa scelta, in quanto riteniamo che sia questo uno sport sul quale abbiamo già in zona parecchi amatori. Poi comunque è estremamente attrattivo soprattutto per i giovani, in quanto trattandosi di uno sport individuale potenzia le doti di agonismo da parte dei giovani, quindi è estremamente utile. Poi c'è il ritorno turistico che potrebbe portarci questa manifestazione che è di rilevanza regionale, di conseguenza nazionale. Attualmente quest'anno sarà relativamente alla regione Campania, quindi sarà un motivo per far vedere il nostro paese a tanta gente. E saremo felici di ospitare tutti quelli che vorranno onorarci dalla loro presenza. I can be a nightmare of the grandest kind. La chiusura, domenica 5 giugno, a Polla, città del libro. It's going out of style. La kermesse finale lungo il collaudato circuito di 21 km che lambirà il territorio delle grotte di Pertosa, le cui ampie cavità hanno ospitato per 6 anni lo spettacolo L'Inferno di Dante. La frazione Polla Polla sarà un autentico inferno di scatti, allunghi e fughe, visto il percorso completamente pianeggiante e l'ardore agonistico dei partecipanti che vogliono iscrivere il loro nome nell'albo d'oro della prestigiosa manifestazione a tappe rosa. Io voglio ringraziare chi ha permesso questo evento nel nostro territorio. Ci troviamo in un territorio ricco di storia, con un grande patrimonio culturale e storico, soprattutto Polla. Voglio anche dire che Polla è sede di tante attività sportive, anzi ha forte tradizione sportiva, non solo ciclistica, grazie all'amore di alcuni giovani, ma soprattutto di alcune famiglie. Lo stesso Rufino Tortoli, il quale si è impegnato a portare nel Valdiano questo evento del ciclismo,
diciamo, è una tradizione sportiva per la famiglia negli anni passati, cioè molto vicina a questo tipo di, diciamo, di sport. Come Polo ha, diciamo, anche una tradizione sportiva calcistica, abbiamo anche una squadra di atletica leggera, quindi è un comune dove i giorni, la verità, diciamo, oltre a, diciamo, avere queste affinità sportive, cercano di stare insieme prima come aggregazione, socializzazione. Dalla sua nascita, il Giro d'Italia Amatori sostiene l'attività giovanile e quest'anno, grazie alla collaborazione con la società ciclistica avellinese Montoro 1927, giovedì 2 giugno si terrà il Grand Prix Terzo Memorial Antonio Napodano, aspettando il Giro d'Italia Amatori, manifestazione riservata alla categoria giovanissimi. L'impegno con il ciclismo giovanile è sempre stata una caratteristica del Giro d'Italia Amatori. Gli appassionati avranno quindi un motivo in più per partecipare. Il loro divertimento aiuterà i campioni del futuro a crescere, a diventare grandi e a portare sempre più in alto il nome dell'Italia.